iniziativa e alla terza edizione la merenda nell'Uliveto, organizzata dall'Associazione Nazionale di Città dell'Olio. E anche Termoli ha deciso quest'anno nuovamente di aderire. E quest'anno però abbiamo deciso di fare un programma più articolato, con un'attenzione particolare, come c'è stato anche richiesto chiaramente dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, abbiamo dato un taglio particolare prevedendo delle iniziative che vanno proprio nella direzione di promuovere la salute. Grazie ad un ampio partenariato quest'anno abbiamo la possibilità proprio di concentrarci sulla promozione della salute attraverso varie attività. Avremo con noi anche la LILT, la sezione provinciale di Campobasso, che al mattino organizza una conferenza sulle caratteristiche nutraceutiche dell'olio di oliva e quindi sulla necessità, l'opportunità che abbiamo di introdurre nella nostra dieta quotidiana l'olio extravergine di oliva, che notoriamente ha delle capacità appunto antiossidanti e di promozione della salute. È un tocca sana, quindi diciamo avremo la possibilità di sensibilizzare i nostri cittadini che vorranno partecipare all'iniziativa proprio verso questi aspetti. Sin dall'infanzia, insomma, introdurre l'olio extravergine significa appunto abituare i nostri bambini, i nostri figli, abituarli appunto all'uso quotidiano dell'olio, che è un fattore importante terapeutico e di prevenzione. Ovviamente l'obiettivo della nostra amministrazione sarà quello di introdurre sempre più oli di qualità anche nelle mense scolastiche. Su questo ci siamo ripromessi appunto di sensibilizzare anche i gestori delle mense scolastiche verso un'integrazione appunto quotidiana di questo alimento, di questo prodotto della nostra terra. Poi successivamente, durante la prima parte della giornata, ci sarà l'Associazione Nazionale Sommelier, la sezione molisana, con l'intervento di Dora Formato e di Gabriele Di Blasco, che sono due esperti assaggiatori, formatori, che qui in Molise si stanno veramente adoperando molto affinché ci sia sempre più una consapevolezza e anche un uso consapevole dell'olio extravergine di oliva, e ci faranno un mini corso di assaggio degli oli di qualità. Noi vogliamo che poi il cittadino termolese, ma non solo, il cittadino molisano, sia sempre più consapevole di quelle che sono le caratteristiche per saper individuare degli oli di qualità che fanno bene alla salute, perché non ci stancheremo mai di dirlo, gli oli di scarsa qualità sono oli nocivi per la salute. L'olio ha delle caratteristiche che sono l'acidità, sono la presenza di polifenoli che entro certi margini, entro certi limiti fanno bene alla salute, ma superati certi limiti, ad esempio l'acidità, la presenza di perossidi sopra un certo livello, sono nocivi. Addirittura ci sono degli studi che evidenziano che l'olio molto acido, l'olio lampante, l'olio che ha un numero elevato di perossidi possono essere nocivi, nel senso che possono rivelarsi anche cancerogeni. Per cui ecco, su questo noi faremo sensibilizzazione nella prima parte della mattinata, proprio per informare, per rendere sempre più consapevole il cittadino rispetto a questi aspetti. Nella seconda parte della giornata, dopo l'aperitolio che faremo grazie all'intervento di produttori locali, appunto, che prevede la somministrazione della merenda di una volta, del pane e olio con oli locali, avremo la seconda parte della giornata, ci sarà ci sarà l'attività di meditazione, di mindfulness tra gli ulivi. È un'attività questa organizzata dalla cooperativa Kairos, che come sapete ha voluto il nostro parco dell'ulivo a Termoli, ha voluto la rigenerazione urbana insieme all'amministrazione, insieme al Lions Club Tifernus, che è il nostro partner anche per questa iniziativa. E praticamente faremo, ecco, la meditazione tra gli ulivi. Chiaramente sarà un'attività rivolta sia ai bambini sia alle famiglie, con adulti, con ragazzi, con gruppi differenziati. Abbiamo degli psicologi che ci faranno fare questa sperimentazione della meditazione
tra gli ulivi, che è una pratica sempre più diffusa che stiamo cercando di promuovere proprio perché si lega bene anche a delle attività di oleoturismo sul territorio. Quindi oleoturismo oggi significa non solo promozione della vendita di oli pregiati nei nostri territori, ma significa anche trasversalmente intercettare i bisogni di promozione della salute attraverso delle attività diversificate di cui il produttore di olio, l'azienda agricola, il frantoio si può sicuramente avvantaggiare proponendo delle attività che guardano anche alla salute. Quindi il turismo esperienziale, il turismo sensoriale diventa anche attività di promozione della salute attraverso attività diversificate. Infine concluderemo con la merenda tra gli ulivi, con la partecipazione di Pasquale Di Lena che ci farà ascoltare alcune sue poesie di cui è autore, in vernacolo larinese, delle poesie dedicate all'olio e all'olivo, e ci sarà anche la partecipazione di Nicola Palladino che tra una poesia e l'altra ci farà ascoltare qualche suo immemorabile pezzo, insomma qualche pezzo della sua arte. E su questo ecco io voglio ringraziare sicuramente ecco, il sindaco per aver visto sempre con lungimiranza, con molta sensibilità le attività che andiamo proponendo come associazione. Voglio ringraziare l'assessore Michele Barile per la disponibilità sempre dimostrata verso l'associazione Città dell'Olio e soprattutto insomma per averci dato una mano a organizzare un programma così complesso che speriamo, tempo permettendo, di poter realizzare domenica prossima con la partecipazione di tutti i nostri partner, che ricordo appunto sono la LILT, l'Associazione Sommelier Nazionale Sommelier Sezione Molisana, il Lions Club Tifernus, che è il nostro partner anche per diciamo l'organizzazione, la creazione di questo parco dell'ulivo, e poi c'è la cooperativa Kairos che ha promosso l'olivicoltura, non solo l'olivicoltura sociale, non solo a Termoli in Molise, ma lo sta facendo in tutta Italia. Ok, grazie. Beh, io giusto qualche parola, un saluto naturalmente alla stampa, agli organi di stampa presenti. E credo che ci sia ben poco da aggiungere alla presentazione, credo estremamente esaustiva, che Nicola ha fatto dell'iniziativa in oggetto. E io ci tenevo semplicemente a rafforzare un attimino il concetto sul quale veramente l'amministrazione crede nel progetto di Città dell'Olio, crede nella possibilità di sviluppare attraverso questo elemento che è diventato davvero un elemento attrattivo come eccellenza del nostro territorio, perché l'olio molisano è davvero un'eccellenza, quindi accostata alle tante altre eccellenze che il territorio ha, credo che possa diventare veramente un elemento importantissimo per la promozione turistica del nostro territorio. Ed è quello che poi principalmente, così come diceva poc'anzi Nicola, Città dell'Olio, tra le tante attività che comunque pone in essere, tra le tante sfaccettature che queste attività, ripeto, hanno, comunque il discorso della promozione del territorio diventa veramente, ricopre comunque un aspetto fondamentale ed importante. E quindi, ripeto, noi davvero ci crediamo, davvero abbiamo intenzione di continuare su questa linea, e naturalmente non possiamo non ringraziare chi comunque in prima linea ci si mette quotidianamente per portare a compimento tutte queste iniziative che comunque diventano di fondamentale importanza anche per il coinvolgimento del territorio, perché tanti sono i ragazzi, tanti sono i giovani, tanti sono le famiglie che comunque prendono parte a queste iniziative. Mi riferisco naturalmente a Nicola che è lui un po' l'artefice di tutte le programmazioni che si fanno proprio con Città dell'Olio, e credo che non è la mia una sviolinata, ma veramente c'è stato un cambio di passo da quando questo si è insediato la nostra amministrazione, da quando naturalmente Nicola ricopre sempre per conto dell'amministrazione un ruolo apicale all'interno della Città dell'Olio. Quindi continuiamo su questa scia, che è sicuramente una scia positiva ed è una scia sicuramente che porterà beneficio al nostro territorio. Grazie Michele. Aggiungo soltanto un'ultima cosa, appunto per sottolineare la sensibilità dimostrata da questa amministrazione verso le iniziative Città dell'Olio, anticipando un appuntamento ai cittadini termolesi importante per noi, per la promozione proprio del territorio, con Pizza Doc, un programma
televisivo che andrà in onda, che va in onda tutti i sabati la mattina su Rai 2 e che vedrà protagonista proprio Termoli, Città dell'Olio, il prossimo sabato 27 maggio, con una serie di immagini, di racconti della cultura olearia termolese da secoli, che appunto è un'ottima vetrina di cui abbiamo voluto appunto approfittare come amministrazione proprio per valorizzare questa storia antichissima, ma soprattutto i prodotti della nostra terra e il lavoro di tanti bravissimi olivicoltori che ancora oggi lavorano per prodotti di qualità, soprattutto guardando oggi sempre più anche alle attività oleoturistiche. Quindi l'appuntamento è per il 27 maggio su Rai 2, Termoli, al centro di questa trasmissione con il suo olio e con le sue tradizioni enogastronomiche. Benissimo.